E siamo qui con Marco Accordi Ricards. Noi, grazie per essere di nuovo con noi. Noi ci siamo già parlati, già sentiti in puntata, ci hai già dato un overview per quanto riguarda il Vigamus. Andiamo più nello specifico, perché qui ovviamente vediamo che c'è un'organizzazione spettacolare cresciuta in questi 2 anni a dismisura. Quali sono un po' le iniziative che vi hanno reso più orgogliosi all'interno del museo? Posso confessare una cosa? Mi sono distratto pensando, ma è bello il nome We Want Radio? Posso farti io un'intervista su questo? Cioè, com'è nato il nome We Want Radio? Anzi no, lo devi chiedere, vedi, adesso no. vieni davanti all'obiettivo, vieni, stiamo registrando, vieni davanti all'obiettivo. Non è timido. Puoi chiedere al nostro fantastico editor più tardi. No, ma lo sai anche tu, dai, dimmelo. No, perché noi vogliamo fare radio, giustamente. È giusto. E noi We Want Video Game Museum. We Want Vigamus. Esatto, We Want Vigamus. Ma davvero è proprio un We Want Vigamus, perché nel 2008 io ho proprio pensato che sarebbe stato bello avere un posto fisico costruito attorno al videogiocatore, dove il videogiocatore si può incontrare, può divertirsi, giocare, fare cultura. E quindi avere un luogo proprio identitario, perché il problema era che un tempo avevamo le sale giochi, erano un posto solo ludico, così a volte un po' insomma, oscuro, però era comunque un posto bello dove noi videogiocatori ci ritrovavamo. Poi le sale giochi sono morte, oggi sono state trasformate in quella tristezza di tra bingo, slot machine, esatto, video poker, che diciamolo chiaramente sono la negazione del videogioco, non hanno nulla a che fare. Ogni tanto passi là fuori e vedi scritto videogiochi e mette una tristezza pazzesca. Quindi ormai c'era rimasto solo il negozio di videogiochi e mi sembra un po' triste che il videogiocatore debba incontrarsi fuori dal negozio. Quindi l'idea del Vigamus è questa. Ci sono voluti 4 anni per farla diventare realtà, dal 2008 al 2012, perché, vabbè, inutile dirlo, per tutta una serie di difficoltà a trovare il luogo, fare i lavori, la collezione, le problematiche di ogni tipo. Però il 20 ottobre del 2012 abbiamo aperto. Ora siamo a 2 anni e qualcosa e il posto funziona, sta crescendo e speriamo di fare sempre cose in più. Quindi diciamo che la cosa che mette più orgoglio è riuscire a continuare ad esserci, perché è una bella battaglia mantenere aperto questo posto 365 giorni all'anno. Decisamente, però comunque c'è stato anche un grande riscontro mondiale, perché comunque è un'iniziativa innovativa, rendere il videogioco arte e quindi donargli un suo museo, che comunque ha avuto tantissime risposte. Cioè, in giro per il museo si trovano un sacco di pezzi donati da grandi personalità, ma da tutti i paesi del mondo, quindi non stiamo parlando soltanto di America e Giappone, che comunque sono la culla e diciamo l'incubatrice del fenomeno, vero, dei videogiochi. Vero, abbiamo rinnovato la collezione tra l'altro da un mesetto, abbiamo messo nuovi pezzi, c'è il C5, lo scooter elettrico inventato da Sir Clive Sinclair, che è l'inventore colui che ha realizzato lo ZX Spectrum, quindi uno dei computer da gioco leggendari inglese. E lui fece questo motorino elettrico, era assolutamente avanti coi tempi, talmente avanti che fallì clamorosamente. Però è bello mostrarne uno, perché ce ne sono pochi, poca gente alla fine lo conosce. Poi ricorderete, non so, adesso giochiamo tutti a PS e FIFA quando vogliamo giocare a calcio, ma ai tempi dei vecchi Commodore a che gioco si giocava? Sensible Soccer. Ma prima di Sensible? A kickoff. A kickoff, è vero. Leggendario kickoff, dove c'era scritto cartellino Gaillo invece di cartellino giallo. Noi abbiamo il computer originale su cui Dino Dini ha sviluppato kickoff, proprio quello vero, il singolo computer su cui lui lavorava, che ce l'ha donato e lo troviamo qui. Per non parlare, quello è il nostro pezzo forte dall'apertura, dei master disc di Doom. Insomma, tutta una serie di cose di cui essere molto contenti, che completano il cerchio con la realtà virtuale e quindi con le prospettive future del videogioco. Oggi per esempio abbiamo tra le demo in prova il videogioco in versione realtà virtuale di Alien Isolation, che è uno spettacolo, perché il gioco è già spaventoso di suo, però quando giochi al simulatore di Alien con la realtà virtuale, cioè ti assicuro che è quasi troppo spaventoso, perché tu sei lì immerso completamente nei corridoi della stazione spaziale, con lo xenomorfo che ti insegue per ucciderti. Escono dai muri? Sì, anche con un altro aggettivo che tu, per essere nobile, hai saltato.
sono dei bambini. e però diciamo che in realtà virtuale c'è anche un fatto, non essendoci lo schermo, i rapporti visivi sono uno a uno, per cui quando l'alieno ti viene incontro non è un pupazzetto che vedi sullo schermo, ma è una bestia grande tre volte quanto te, e fa il suo effetto. Poi vi porto lì a provare e filmeremo la vostra reazione. Wow, paura. Beh sì, comunque come hai detto c'è la parte di museo, quindi dedicata alla storia, però c'è anche la parte del futuro. Infatti sì, abbiamo visto, a parte l'Oculus, ci sono sale dedicate a Assassin's Creed, i tornei con gli ultimi giochi, adesso stanno giocando a Mario Kart, quindi vedo una partecipazione immensa proprio oggi che comunque c'è questo evento, quindi c'è anche una grande risposta di pubblico. Sì, assolutamente. E poi ti dico, quando parliamo di futuro, secondo me, e qui se posso ti introduco un argomento in più rispetto a quello strettamente del Vigamus, quando parliamo di futuro secondo me parliamo anche del futuro poi dei ragazzi che vogliono trasformare la loro passione eventualmente anche in un lavoro e in una professione, e noi per questo quest'anno abbiamo lanciato un'iniziativa molto importante, cioè oltre al Museo del Videogioco adesso esiste una Vigamus Academy, che è un corso universitario, una laurea triennale, una vera laurea con valore legale a tutti gli effetti in videogiochi, che si tiene alla Link Campus University, ed è un programma secondo me importante e molto innovativo per la formazione. Abbiamo raggiunto in meno di un mese il numero chiuso dei 35 studenti, il corso è partito, i ragazzi apprendono da professionisti dell'industria, hanno garantiti degli stage alla fine del percorso e hanno un grande entusiasmo. Ora tra l'altro alcuni sono anche qui per dei laboratori dove aiutano durante l'evento e sono presenti qui con noi, quindi diciamo che avete anche occasione di intercettarne alcuni. E secondo me è interessante perché è qualcosa che all'estero esiste già fortemente, e l'Italia, dove i videogiochi fortunatamente stanno crescendo, ora deve dotarsi anche di un apparato di formazione adeguato, perché noi dobbiamo garantire che questa industria possa dare sempre più lavoro a più persone, perché in momenti di crisi come questo secondo me è particolarmente importante. Sì, è un settore comunque in crescita, diciamo c'è una specie di seconda età dell'oro per i videogiochi grazie agli sviluppi tecnologici, quindi speriamo che comunque diventi un argomento importante anche qui in Italia. Poi da questo punto di vista le informazioni, se qualcuno fosse interessato, si trovano al nostro sito vigamusacademy.com. Sì, poi daremo tutti quanti i link e le informazioni anche sulla pagina e durante la trasmissione di Insert Coin, quindi troverete tutti quanti i rimandi, i link, qualsiasi informazione sul Vigamus anche lì. Perfetto, grazie mille per la tua pazienza e la partecipazione. Grazie a voi e mi raccomando, continuate sempre a giocare, perché poi vi interroghiamo. Perfetto, benissimo. Chiudiamo in tranquillità.